Nuova settimana, nuove armi del mercato nero di Maurice da testare. Questa settimana abbiamo Tanksman Shield, Predatory Landing e Butcher. Partiamo dal Tanksman Shield, io lo odio personalmente. È un cecchino che non ha nulla di particolare praticamente. In base a quante kill fate potete fare delle cose bonus, ma davvero non ne vale la pena. Vedete che è un'arma nella media, con Revolter si sta comportando abbastanza bene, facendo Revolter più critici. Ma vedete che un cecchino che ci vogliono 7 colpi, 7 headshot su un nemico normale, con Revolter attivo per eliminarlo, non è un granché. Per cui non ve lo consiglio, è un'arma anche relativamente facile da farmare, la potete farmare proprio qui su Atenas, da Tront a Caosseo superiore, per cui... scusate, potete farmare da Tront e letteralmente basta, quindi... davvero non ne vale la pena di far nulla sta roba. È proprio un'arma pessima, io non la consiglio, e non è nemmeno automatica. Poi Predatory Landing è un'arma che a livello di danno fa abbastanza schifo, però è un'arma molto speciale, perché innanzitutto vedete i particellari sono unici perché spara soldi. La sua meccanica è ancora più particolare perché spara i vostri soldi, ma non è un granché. Durante la storia non potete permettervi più di tanto le munizioni, e al di fuori della storia, come state vedendo, il danno non è abbastanza. Però ha un'utilità nascosta. Infatti, se andate a superare i 99.999.999 di soldi, il gioco non vi mostra altro. Se però andate a equipaggiare una Predatory Landing, come munizioni rimaste vi mostra il vostro numero di soldi. E quindi... tramite questa potrete vedere quanti soldi avrete una volta che avete superato i 99 milioni, perché potete superare bellamente anche i 200 milioni, 300 milioni e cose del genere, e non potreste vederlo in nessun altro modo. Per cui averne una nella banca, giusto da dire voglio vedere quanti dindini ho da parte, non è assolutamente una brutta idea, anzi, secondo me è una cosa consigliata. Poi potete considerarla come un'arma con munizioni infinite in endgame, ma... non ve la consiglio più di tanto per quello. Infine la terza e ultima arma di questa settimana, il Butcher. È uno shotgun carino perché ha una meccanica particolare sulle ricariche. Praticamente a ogni colpo vi rigenera un tot di munizioni da 0 al caricatore intero, per cui quello è molto carino. La versione che c'è nel mercato nero che ho trovato io è una versione per 6 che non è un granché. È meglio trovare le versioni che hanno meno munizioni per colpo. Però vedete che spara velocissimo, ricarica molto bene e è molto consigliato, specialmente se avete una build che può rigenerare munizioni, perché con questo avrete praticamente munizioni infinite di shotgun. Ora, conviene andarlo a prendere dal mercato nero? Secondo me no, perché vi basterà andare a farmare il Dinklebot per ottenere quegli oggetti speciali da dare a Earl. E poi potrete tenerne 2 o 3 ogni 20 minuti, se non meno. È letteralmente un'arma molto facile da farmare. Letteralmente questa settimana non c'è nulla che vi consiglio prendere, perché davvero è forte, ma è facile da ottenere.